Ciao a tutti, oggi abbiamo la nuova Samsung NX1, è una fotocamera dalle caratteristiche interessanti, come per esempio il fatto di poter registrare in 4K oppure in Full HD, quindi 1920x1080 ad addirittura 120 fps. Comunque ha caratteristiche interessanti anche per quanto riguarda la fotografia, che vedremo durante il corso della recensione. Allora, partirei col vedere un po' come sono predisposti i tasti sulla fotocamera. Sulla parte superiore abbiamo il display che ci mostrerà tutte le impostazioni che abbiamo settato. Abbiamo anche la ghiera per accendere e spegnere la fotocamera. L'ho trovata un po' morbida perché a volte, per esempio, nello zaino l'ho trovata accesa pur non volendola accesa, e quindi diciamo che è un po' morbida, potrebbe consumare batteria inutilmente. Abbiamo la ghiera per selezionare la modalità di scatto con il pulsante per bloccarla e sbloccarla, molto comodo. Per esempio quello di Canon dobbiamo tenerlo premuto e girare la ghiera contemporaneamente, a volte potrebbe diventare un po' macchinoso, invece con questo clicchi e riclicchi e il gioco è fatto. Al di là del flash abbiamo la ghiera per selezionare il metodo di scatto, se scatto singolo oppure raffica veloce, raffica lenta, e per esempio se vogliamo impostare il timer. Con sopra i tasti per selezionare le ISO, la modalità di autofocus, la modalità di misurazione e il bilanciamento del bianco. Dietro abbiamo il mirino elettronico, perché non è una reflex ma è una mirrorless, con il display touchscreen Super AMOLED, devo dire di ottima qualità. Infatti i video e le foto e ovviamente la live view saranno riprodotte in modalità eccellente. E abbiamo il tasto mobile per collegare la fotocamera a un dispositivo che usa o iOS o Android, sul quale però dobbiamo aver installata l'applicazione Samsung Camera Manager, e questo ci permetterà di gestire la fotocamera da remoto, quindi scattare e vedere cosa stiamo registrando, oppure possiamo caricare le foto scattate sullo smartphone e upparle direttamente sui social network. Abbiamo anche il tasto per attivare il menu fatto veramente eccellentemente, molto intuitivo e facile da capire, e ricorda un po' Android, se vogliamo, con questa freccettina in alto che apre il sottomenu dove guardare i livelli di batteria o quanta memoria abbiamo ancora disponibile e così via. Sotto abbiamo il vano per la batteria che dura veramente tanto. Ho fatto qualche prova e praticamente dura una giornata intera girando video a diritto. E abbiamo anche i contatti che andranno a comunicare con il battery grip, se vogliamo mettere appunto un battery grip. Sulla parte sinistra abbiamo l'interfaccia di input-output, abbiamo l'input per i microfoni esterni e le cuffie, che lascia pensare a una preamplificazione di buona qualità, e abbiamo anche l'output per la micro HDMI e la micro USB 3.0. Una cosa che mi ha colpito per quanto riguarda gli obiettivi di Samsung è il pulsante iFunction, che permette di aprire un menu sul display che ci permette di cambiare impostazioni, come per esempio le ISO oppure il tempo di esposizione e altre cose. Molto comodo, devo dire, perché se non vogliamo cambiare posizione nella mano o non so, per altri motivi, per esempio se non vogliamo sbilanciare la fotocamera, premiamo il pulsante di iFunction e possiamo gestire il tutto tramite touchscreen sul monitor. Quindi una soluzione interessante che mi ha colpito. Passiamo adesso al cuore della fotocamera, ovvero il sensore di tipo APS-C retroilluminato da ben 28,2 megapixel, che lo rendono il sensore con maggior risoluzione sul mercato, ovviamente fra quelli di questa fascia. Le cose che mi interessa farvi vedere adesso sono due. La prima sono le ISO, di qualità veramente eccezionale, da 800 fino a 6400 ISO abbiamo dei dettagli veramente definiti, non abbiamo sbavature nell'immagine, però da 6400 in poi abbiamo appunto un po' il declino della fotografia, iniziamo a vedere un po' di sbavatura nei pixel e i dettagli non sono più così nitidi, però 6400 ISO sono veramente alte. Per esempio altre fotocamere a questi punti avrebbero già dato forfait da tempo, per esempio la 7D ora più o meno a 1600 inizia già a
diciamo, peggiorare notevolmente le prestazioni. L'altra cosa che voglio farvi vedere sono le raffiche che riesce a scattare, quelle di 15 fps. Questo torna utile sicuramente a chi scatta foto sportive, perché possiamo immortalare soggetti molto veloci. E quindi abbiamo fatto un test, potete vedere che mentre corro verso la fotocamera l'autofocus riesce a starmi dietro, però appena, diciamo, mi sposto dall'inquadratura mi perde un attimo il tracciamento, perché stavamo usando l'autofocus in modalità di tracciamento. E però devo dire che dopo qualche frame riesce subito a riacchiapparmi, diciamo. Quindi ottima anche l'autofocus durante i 15 fps, e devo dire che è una caratteristica che aumenta la qualità della fotocamera. Per quanto riguarda l'aspetto video, il pregio maggiore è sicuramente il fatto di poter registrare a 4K, e questo è dato sicuramente dal fatto di avere un sensore da 28,2 megapixel, ma anche dal codec che la fotocamera usa per registrare, ovvero l'H265, che è l'evoluzione dell'H264 e permette di immagazzinare più informazioni con meno dispendio di memoria, e questo ci permette di registrare sia in 4K che a risoluzioni maggiori su altri dispositivi. Se per quanto riguarda la registrazione questo codec è un portento, per quanto riguarda l'editing invece è un po' un problema, perché ancora le versioni attuali dei programmi di editing più diffusi non lo supportano pienamente, quindi dovremmo cercare un convertitore video con cui convertirlo appunto in formati più comuni. Però Samsung ne mette a disposizione uno che si chiama Samsung Movie Converter, e con quello dovremmo aver risolto il problema. Per quanto riguarda comunque la registrazione vera e propria, non abbiamo una modalità su questa fotocamera propria detta modalità di registrazione, ma ne abbiamo due: una che si chiama Movie Standby, in cui potremo avere un'anteprima di quello che andremo a registrare, con la possibilità di monitorare la traccia audio oppure impostare le ISO, accedere al menu, e abbiamo anche la possibilità di impostare il focus peaking, ovvero metteremo in evidenza tutto ciò che sarà a fuoco nell'immagine. Potete vedere quello che praticamente nel video è evidenziato in verde. E abbiamo poi la modalità di registrazione, che si attiva ovviamente premendo il tasto REC sulla parte superiore della fotocamera, e qui avremo le stesse possibilità, potremo monitorare l'audio e tutto quanto, però non potremo accedere al menu, cosa che in effetti è anche un po' inutile durante la registrazione video. Attenzione però, se non avete aggiornato il firmware della fotocamera all'ultima versione, attualmente è la 1.2, molte di queste funzioni saranno disattivate, come per esempio la possibilità di accedere al menu in modalità Movie Standby, oppure di modificare le ISO in tutte e due le modalità, e altre funzioni minori che comunque fanno molto comodo. E quindi dovete stare attenti, non dovete prendere come oro che cola quello che dico io se non avete l'ultima versione del firmware. L'ultima cosa che manca da vedere è effettivamente quale sia la qualità di questi video, e infatti stiamo usando la NX1 per registrare sia il video che l'audio, almeno potrete avere anche un'idea di quale sia la qualità della preamplificazione. Però le cose che mi interessa farvi vedere sono altre, come per esempio la qualità delle ISO. Come potete vedere da ciò che sta scorrendo, fino a 1600 abbiamo dei video perfetti, nitidi, senza alcun tipo di distorsione, e i problemi, diciamo, iniziano ad arrivare da 3200 ISO in poi. Iniziamo a vedere un po' di rumore, specialmente nelle zone scure dell'immagine. Comunque non è da prendere come una pecca della fotocamera, perché 3200 sono ISO veramente alte per i video. E un'altra cosa che abbiamo testato è stato il fatto di poter registrare a 120 fps. Vengono dei video in slow motion carini, anche se non possiamo seguire dei soggetti molto veloci, però diciamo che ci possiamo divertire. Concludendo la recensione, devo dire che questa fotocamera ha veramente pochi difetti. Anzi, se prima dell'aggiornamento del firmware aveva qualche difetto, con la nuova versione potremmo dire che è stata resa quasi perfetta. L'unico che forse gli rimane è il fatto di avere lo switch un po' troppo morbido, quello per accenderla e spegnerla, e rischieremo di buttare via un po' di batteria inutilmente. Comunque, se avete domande su questa fotocamera, fatele pure, sono sempre a vostra disposizione, e iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto. Io mi fermo qui e ci vediamo al prossimo. Quindi da Ollo è tutto, arrivederci.